Ciao a tutti! Allora, questo sarà il tanto atteso video del concorso per i 5.000 iscritti. Quindi grazie a tutti per esservi iscritti e questo sarà il mio modo di premiarvi con questo bel concorso. E spero che vi piaccia e che soprattutto i premi vi piacciono, ve li farò vedere alla fine del video, mi raccomando, ne vale la pena perché sono dei bei premi. E allora, questo concorso si intitola Review del tuo prodotto per la cura della pelle o per la cura dei capelli. In cosa consiste? Dovrete fare un video innanzitutto. E in questo video dovete mostrare il vostro prodotto preferito di cura della pelle o cura dei capelli. Perché ho scelto queste due tipologie? Perché il mio primo concorso, quello che avevo fatto tipo a 1.000 iscritti, era una review praticamente di un prodotto make-up, quindi non volevo ripetermi, volevo fare qualcosa di, diciamo, più originale. E quindi ho scelto appunto un video che riguardi queste due tematiche. Cosa significa? È molto semplice. Se il vostro, per esempio, prodotto preferito per la cura della pelle può essere la vostra crema viso di tutti i giorni, oppure anche una crema corpo, oppure un bagnoschiuma, o può essere, non lo so, un siero che utilizzate, o qualsiasi cosa che riguarda la cura della pelle, sia del viso che del corpo. Oppure potete scegliere un prodotto di cura dei capelli, che significa il vostro shampoo preferito, il vostro balsamo preferito, eccetera. E fare una review, semplicemente come si fanno le review su YouTube, quindi descrivete il prodotto, spiegate magari gli ingredienti, fate vedere delle foto, insomma, più la review sarà accurata e sicuramente più punti, tra virgolette, avrete. Alla fine farò una scaletta, diciamo, con varie voci e in base, diciamo, al voto che metterò alle singole voci verrà scelto un vincitore. In realtà ne verranno scelti due perché ci sarà un primo premio che sarà un po' più bello, diciamo, e un secondo premio. E cosa, più o meno quali sono le regole? Le ripeterò anche nel box, però sono veramente semplicissime. Dovete essere iscritte, punto numero uno, iscritti, e possono partecipare tutti, anche per esempio chi è iscritto internazionale. Dovete fare un video. Un video significa mostrarvi voi personalmente oppure per esempio un video di foto per chi non vuole mostrarsi. Ovviamente un video di foto necessita di un pochino più di attenzione o comunque foto fatte bene perché sicuramente chi fa un video di foto parte un po' svantaggiato rispetto a chi si mette in mostra. Quindi dovete cercare di ingegnarvi un po' per renderlo magari più gradevole con una musica, qualsiasi cosa, insomma. Quindi accetto sia video con la vostra faccia, insomma, che fa della recensione, sia video montati di foto. E poi i video non devono superare i 10 minuti, questo per me per fare in modo che insomma io possa sbrigarmela abbastanza in fretta a vederli. E vediamo le altre regole, me le ho scritte. Quindi attenzione, il prodotto che scegliete deve essere un prodotto di cura della pelle, quindi del viso e del corpo. Oppure un prodotto di cura dei capelli, non deve essere un prodotto make-up. Se fate una recensione di un prodotto make-up, non prenderò in considerazione il vostro video. Quindi non mettete le recensioni di rossetti, di mascara, eccetera. Quelli non sono compresi nella categoria cura della pelle. Allora, la dicitura del vostro video di partecipazione al concorso dovrà essere concorso George April più il tipo di prodotto, per esempio crema, più il nome del prodotto. Ne so, viso, crema viso all'acido glicolico e poi la marca fitocose, quindi tipo di prodotto, nome di prodotto e marca del prodotto. Dovrà essere un video nuovo, cioè che voi caricherete dopo la data in cui io indico il concorso, in modo che non sia possibile riciclare, diciamo, dei video vecchi. Quindi dovrà essere un video fatto apposta per il concorso. Quindi voi dovrete dire sto partecipando al concorso di George April e faccio questa recensione, eccetera, eccetera. E credo che questo sia tutto. Allora, il concorso scadrà il 20 ottobre a mezzanotte, quindi dopo il 20 ottobre a mezzanotte io non accetterò più video. Questo è fondamentale, quindi ricordatevelo, avete tanto tempo, un mese di tempo. Io parto dal 14 al 19 ottobre, quindi vado a Londra, e poi quando tornerò mi metterò insomma a rivedere tutti i video e a scegliere i vincitori. Allora, ora passiamo ai premi, che sono la cosa che più vi interessa. Allora, innanzitutto, come ho già detto prima, ci saranno due vincitori. Il primo premio consisterà nel powder brush della Elf, il tanto amato powder brush della Elf, più tre jar a vostra scelta, cioè a scelta del vincitore, e avrà la scelta tra sei diversi prodotti. Sono jar di Minerals Will Work For You. Quindi il primo classificato, siccome ci sono 6 jar in palio di blush e bronzer, il primo classificato potrà scegliere
tre tra le sue jar preferite e il secondo classificato prenderà le tre jar rimanenti praticamente. E dovrà scegliere in queste tre jar due blush più un bronzer, perché praticamente ci sono quattro blush e due bronzer, quindi diciamo per fare i due premi più o meno equi, dovrà scegliere appunto due blush più un bronzer. Allora, i bronzer che sono a disposizione sono il bronzer 04, che è questo colore qua, il bronzer 01, questo colore qua. Spero che si veda qualcosa. I blush che sono a disposizione sono il blush 15. Se non sbaglio, su Trucco Minerale il blush 15 si chiama Trilli ed è un pesca matte molto leggero e delicato, molto carino. Poi il blush 032, che credo si chiami Heidi su Trucco Minerale, una cosa del genere. Praticamente è molto bello, è un rosa malva molto portabile, diciamo anche molto modulabile, è molto famoso perché appunto è un blush che piace molto. Poi potrà scegliere lo 023, che invece è un rosa molto portabile anche questo, forse anche di più. È un rosa matte chiaro che si adatta più o meno a tutte le carnagioni. E infine il blush 028, che credo questo si chiami invece Paris o Paris, insomma, sul Trucco Minerale. Invece è un po' più carico, forse un po' più adatto alle carnagioni più scure, sicuramente è un po' più difficile, diciamo, perché ha la pelle chiara da applicare, però è molto bella, un viola, quasi un malva scuro. E queste quindi sono le 6 jar. Quindi vi ripeto, il primo classificato sceglierà due blush e un bronzer. E il secondo classificato prenderà le jar che rimangono. Spero di essere stata sufficientemente chiara. E credo di aver detto tutto. In ogni caso, se avete qualche domanda, allora, prima di tutto leggete il box informazioni dove ripeterò tutte le regole. Se avete poi qualche domanda che vi rimane, insomma, scrivete nei commenti, mandatemi un messaggio privato e cercherò di rispondere a tutti. E quindi niente, aspetto il vostro video con ansia, vi mando un bacio e buon divertimento. Ciao!